partita del lunedì, non mi ricordo di aver visto un incontro della Saremesi in campionato giocata il lunedì. Saremesi nella sua tradizionale maglia bianca-azzurra, mentre il Novara è in completa tenuta rossa. Entriamo in cronaca diretta al campo dopo una mattinata di lavori. È a posto, ha smesso momentaneamente di piovere, qualche goccia qua e là, però per fortuna dopo 24 ore d'attesa la partita va regolarmente in porto, mentre abbiamo visto Capitan Vecchio che sostituisce Baldisseri. Ricordiamo che Baldisseri abbandona una partita ufficiale ed è perché sinora era stato l'unico giocatore a aver sempre disputato tutte le partite dello scorso campionato. Ora mi pare che ci sia un minuto di raccoglimento per ricordare Bruno Agnelli, il non dimenticato giocatore delle file biancazzurre. Ricordiamo prima il padre e poi il figlio, di un'epoca non lontana, ancora centravanti con la squadra allenata da Cicchero. Minuto ricordato con questo lungo applauso, ed ora il signor Tonin di Piombino darà il via alle ostilità. È un momento da ricordare, ripeto, per Bruno Agnelli. Di commozione, il Novara batte il calcio di e entriamo in cronaca diretta. Ricordiamo che rispetto alla formazione ufficiale di ieri, Borsoi prende il posto di Cillo, ieri in formazione sin dal primo minuto. Evidentemente le 24 ore hanno fatto in modo che il giocatore sia pronto per i 90 minuti. Intanto c'è un pallone intercettato a centrocampo, Borghi, pallone raccolto da Tomaselli dopo un rinvio, c'è un bel pallone in mezzo, il pallone è ancora buono, Laghi salta ma non riesce a impensierire il portiere Righi. Purtroppo per la giornata feriale, per il tempo inclemente, non c'è il pubblico delle grandi occasioni. Il pallone viene rincorso da Lorieri e l'arbitro Tonin concede un calcio di punizione in favore della squadra in maglia rossa, ripeto, oggi il Novara. Numero 8 Omizzolo, il suo tiro è alto, non la raggiunge momentaneamente nessuno, poi il giocatore Notari, che non è omonimo del nostro Arturo Notari, intercetta Tozzi in mezzo a due avversari, ma è chiuso bene il Novara, quattro difensori in linea. Vecchio, un colpo di testa, cotroneo per Borghi, Borghi lungo il lancio per Mosca, Mosca cerca la palla sulla sinistra per Tozzi e la palla si perde
un fallo laterale dove è battuta dalla squadra piemontese, colpisce di testa l'Orieri, c'è un calcio di punizione con l'arbitro che è indeciso, essendo indeciso probabilmente non era fallo, dopo un po' ha fatto cenno con la mano in favore del Novara. Gattuso, vanno di nuovo a piazzarsi i giocatori in maglia rossa, tiro a spiovere, non tocca nessuno, la palla va direttamente sul fondo, ciò sarà Bozzini, a battere la rimessa direttamente dal fondo, il pallone per Grillo in un inedito ruolo di terzino destro, poi c'è una finta di Tozzi, rincorre la palla Mosca e senza pensarci i giocatori in maglia rossa buttano la palla, il pallo laterale dove va? Borghi, da Borghi per Mosca, Mosca la tocca, non c'è nessuno, saltano centrocampisti, poi è Preti, è bello il triangolo del Novara, ma è bravo Grillo ad andare a recuperare questo pallone, azione pericolosa tra Preti e Lorieri, sventata in fallo laterale. In questo momento c'è un altro traversone dove Borghi a momenti non toccando bene salva il calcio d'angolo, poi Mosca, palla a seguire, trattenuto vistosamente Tozzi davanti agli occhi dell'arbitro, c'è un altro lancio, Cotroneo di nuovo per Tozzi, portiere in vantaggio e la va a raggiungere. Righi appoggia per Notari, contrastato da Tozzi, ribattuto il pallone da Tomaselli, rilanciato il pallone, Lorieri, fallo netto di mano, Lorenzini, Lorenzini, pallone a spiovere, tocca bene, mo, peccato, è troppo lungo, va lui stesso però a far pressing, rinviato il pallone, lo stesso Lorenzini di prima intenzione, va Tozzi solo per un soffio, non anticipa il portiere. Lungo il rilancio del portiere, nel contrasto tra Vecchio, il pallone, il pallone, dicevo, c'è calcio di punizione in favore della Sanremese, battuto da Cotroneo, palla per Grillo, lancio bello, tocca la difesa, Preti in fase difensiva, aggancia Cotroneo, poi Lorenzini riesce a dare a Tomaselli, bello il dribbling e netto il fallo, ci stava la munizione. Ed è Cotroneo che allunga la palla, è una perdita di tempo perché l'arbitro Vecchio lascia per Borghi, Borghi rincorso, il pallone è troppo sul portiere ed è facile preda del portiere Righi, da questi a Preti, al numero 7 Garofalo, di nuovo Preti, l'uomo tuttofare, Gattuso, Gattuso spiovente, non c'è nessuno, Borghi può tranquillamente guardare il da farsi, preferisce dare un bel pallone dove c'è un fallo su Tozzi, poi conquista palla Lorenzini, la palla è per Mosca, Mosca fuori gioco, Mosca è stato subito braccato dal suo marcatore. Calcio di punizione con Bacci,
tiro ai limiti dell'area, vediamo, tocca bene, non ci arriva ancora una volta Tomaselli, il tiro era troppo centrale. C'è contrasto, l'arbitro lascia correre, Bozzini dovrebbe raccogliere, lo fa adesso, appoggia a Grillo, da Grillo il pallone in avanti, c'è una finta, viene servito Tozzi, costretto a dare la palla a Lorenzini, Lorenzini contro Neo, potrebbe allargare sulla destra, preferisce il passaggio in mezzo, però va Mosca e salva l'ultimo momento. In pressing, Laghi conquista la palla, butta un pallone in mezzo, una cosa improbabile perché il portiere non si era allontanato dalla porta. Rilancio, contrasto tra Garofalo e Bacci. Lungo lancio, la palla è conquistata da Laghi, messo a terra, regola del vantaggio, la palla è per Mosca, contrasto di nuovo per Laghi, Lorenzini, un'apertura con Borghi, Borghi sulla fascia, ottimo il suo dribbling, a varie probabilità, lo stesso, Mosca il tiro e la parata di Righi. Buona questa occasione dei biancazzurri, purtroppo il tiro non è stato violentissimo. Rinvio, salta Cotroneo, vediamo se Tomaselli riesce a raggiungere la palla, riesce a tenerla in campo. Un'apertura di prima intenzione, il Novara. Lorenzini contrasta e poi Tomaselli conquista la palla, la Saremese con il rimpalle favorevole a Borsoi, la palla per Grillo, Saremese di nuovo in fase d'attacco, l'apertura è per Laghi, vediamo se Laghi mette in mezzo, calcio d'angolo per i biancazzurri che sono partiti bene. Ricordiamo che stando ai risultati di ieri le due squadre si trovano all'ultimo posto, ma basterebbe il successo per superare e raggiungere 6 o 7 squadre. Tomaselli va a battere il calcio d'angolo. I lunghi biancazzurri sono in area. Effettuato, spiovente, salta primo, Grillo dovrebbe appoggiare a Tomaselli, riesce evitando il fuorigioco, un altro cross, il tiro, bellissimo, la palla è fuori. E in questa circostanza l'arbitro, poi c'è un discorso tra il portiere e l'arbitro. Rilancio di Righi, Vecchio colpisce bene di testa la palla a Borsoi, si era spostato Mosca, rilanciato un fuorigioco del centravanti in posizione di fuorigioco. E Bozzini, mentre l'arbitro guarda l'allenatore Zorat, che urla continuamente, però si mantiene nella sua posizione. Lancio, Mosca, Cillo, l'arbitro non lascia la regola del vantaggio in favore del Novara, decreta un calcio di punizione in favore sempre dei piemontesi. Vanno a battere con Gattuso, attende che i propri compagni si piazzino, lungo rilancio, Vecchio salta, contrastato dal numero 2 Giansante Tomaselli, e poi c'è un'entrata in cui l'arbitro addirittura non fischia nemmeno il calcio di punizione, e Borghi con Tomaselli stordito. La botta del numero 2 è stata abbastanza violenta e praticamente il contrasto con Tomaselli
L'impatto è stato abbastanza violento, Sanremese sfortunata con squalifiche e infortuni in questo inizio di campionato. Il mister Masi non riesce quasi mai a mettere in campo la stessa formazione, intanto Tomaselli continua a toccarsi, praticò mette la magica spugna sulla testa di Tomaselli sperando che non sia nulla di grave, si riprende con Mosca che alza la palla sempre fuori dei biancazzurri, contrasto, poi respinge in qualche modo, è Borghi che di prima intenzione mette la palla, fallo laterale. Ricordiamo sempre il terreno che pur reggendo bene non è dei migliori. C'è il rilancio con Lorieri che intercetta bene, intanto si era già portato in avanti Preti, poi dobbiamo vedere l'abilità di Preti perché senza guardare addirittura ha dato la palla sulla fascia sinistra dove c'era già un giocatore contrastato, attenzione al tiro, meta nel Rudy. Meta da tre punti si potrebbe chiamare. Se n'è andato via il primo quarto d'ora con il Novara che gioca un 4-3-2 con attenti marcatori, addirittura in questo momento sono 5 i difensori ed ecco Bozzini al rinvio, palla per Tomaselli. Tomaselli salta due uomini, un bel pallone per Mosca, il rimpallo aiuta di nuovo il Novara che riesce oltretutto da un pallone quasi perso ed è vecchio bravissimo a saltare, poi Tomaselli, Lorenzini, pallone toccato e penso che Borghi lasci la palla che si perde in fallo laterale. Lo stesso Tomaselli sempre marcato da due avversari e ci è voluto la quasi sberla di Omizzolo, la manata, non la sberla, per far sì che l'arbitro Tonin fischi il calcio di punizione, lo va a battere Vecchio a spiovere i limiti dell'area, salta il numero 4, non la raggiunge, va Tozzi, tiene la palla in campo in qualche modo Lorenzini dopo il tocco di Tomaselli, Borghi manca l'aggancio, poi viene saltato, entrata decisa di Lorenzini, Cotroneo trattenuto per la maglia davanti agli occhi dell'arbitro, lascia la regola del vantaggio. Laghi salta dal suo uomo ma purtroppo deve allargarsi, tento, bellissimo il dribbling di Laghi, vediamo il cross, Tozzi e non segna per un soffio, saltato di nuovo in cielo si può dire, però la palla portiere battuto, si è persa non lontano dall'incrocio dei pali, splendida l'azione di Laghi, il cross al centro sarebbe stato gol splendido. Ora la palla è in contrasto, Garofalo, l'apertura dovrebbe essere lunga ma sì, la palla schizza il terreno, in fallo laterale Borghi, Tomaselli è costretto a darla via per il pressing e questa volta la rimessa laterale spetta al numero 2 Giansan. Questa volta sbagliano i giocatori in maglia rossa e la palla viene conquistata da Borghi, deve ribattere Borghi perché la palla anticipato dall'attento numero 4 Notari, bello il duello tra Notari e Tozzi. Borghi
lungo di nuovo per Mosca che colpisce di testa, contrasto, la palla è conquistata da Laghi, Laghi vediamo, preferisce aprire per Lorenzini, Lorenzini può mettere un palla in mezzo, è splendido l'esecuzione, ma è costretto a tenere la palla, due uomini, è atterrato ed è calcio di punizione. Corner corto questo in favore dei biancazzurri, che Caparbi è andato a conquistarsi un pallone e mette sempre in apprensione i giocatori del Novara. In questa circostanza vediamo anche Bacci portarsi in... è una scena abbastanza divertente dove un grappolo di giocatori, tutti quasi dalla lunetta, nessuno è vicino alla porta, i giocatori si spingono, si strattonano, sembra un balletto, alla fine il tiro, attenzione, respinta del portiere che riesce a salvare la situazione, Borghi apre, Tomaselli in mezzo, sbirgola ma a fortuna il giocatore del Novara che si trova praticamente la palla sui piedi, poi il suo cross è da dimenticare perché Bozzini lo va a raggiungere e appoggia Vecchio, da Vecchio a Cotroneo. Cotroneo a filtrare per Tozzi, da Tozzi a Lorenzini che taglia bene la difesa, l'apertura è per Grillo, Grillo sulla fascia destra, supera il centro del campo per Laghi, Laghi è marcato, colpo di tacco, la palla non esce, allora Laghi la riprende, preferisce un cross, toccato, si era spostato Mosca, c'è la possibilità per Borghi, vediamo cosa decide il numero 3 biancazzurro, potrebbe tirare, lo fa, ma il suo tiro è telefonato. Attacca perlomeno la Saremese, sta mettendo le corde il Novara e la respinta, non salta tutti, salta anche Bacci nel gioco di parole, alla meglio, la palla è per Borghi, Borghi in mezzo, tagliato Mosca, ma svirgola al centrocampo del Novara, Lorenzini, va bene per Tomaselli, un po' forte, un errore questo, palla, un errore dei biancazzurri, Bozzini salva il gol, un errore. E poi Vecchio va a chiudere, grande Bozzini a salvare nell'unica occasione, c'è un fallo, una spinta con due mani su Tozzi che l'arbitro non fischia, attenzione, Saremese con due giocatori, incredibile il gol mangiato per ora dei biancazzurri, Mosca attenzione, sprecare queste occasioni. Tozzi ha dato un pallone lungo a Mosca, beh perlomeno la partita è molto bella, ripetiamo, il Novara è una grossa occasione, Saremese bastava appoggiare la palla al centro e sarebbe stata rete. 20 minuti di gioco spumeggiante con una Saremese decisa a vincere, ma attenzione agli errori perché una sola azione per il Novara poteva essere addirittura lo 0-1 dopo tante azioni sprecate. Ora la palla è riconquistata da Lorieri, Lorieri sbaglia, Cotroneo in fase difensiva opera una finta centrocampo, poi il pallone di nuovo rimbalza, ma questa volta prima chiudono poi spazzano in fallo laterale, due giocatori biancazzurri, Borghi la va a ricevere, tenta il cross, bello per Mosca, tocca Mosca, vediamo se ci arriva Tozzi, ci arriva, riesce a toccare la palla per Laghi, Laghi però in questa circostanza è controbattuto il suo tiro e ottiene una rimessa laterale il Novara, il tiro ribattuto da Tozzi. Si è salvato in fallo laterale la squadra piemontese, ora c'è un contrasto, i biancazzurri riconquistano il pallone con la rimessa laterale che va a effettuare Grillo, il suo tiro a campanile, contrasto di Laghi, la palla aspetta
al Novara, l'apertura per la riconquista, ma con un fallo il Novara, ed è calcio di punizione. Se n'è andata a metà del primo tempo, una grossa occasione per il Novara, ma almeno tre clamorose per i biancazzurri. Il risultato è ancora fermo, logicamente sullo 0-0. Tutto pronto in difesa per il calcio di punizione. Grosso, teso, dovrebbe essere di Bozzini, che con tutta calma controlla, attende che i compagni si allontanino. Lungo il suo spiovente, Mosca, Tommaselli, vediamo se Mosca, no, preferisce lasciare la rimessa laterale effettuata a Cotroneo per Borghi. Borghi Lorenzini preferisce appoggiare a Vecchio. Vecchio, l'apertura, non credo che riesca a raggiungere le laghi e si perde in fallo laterale. Batte Lorenzini, intercetta momentaneamente, riconquista la palla la Sanremese. L'arbitro su segnalazione del bandierino è costretto a dare la rimessa laterale in favore dei novaresi. Battuto, contrasto, Bacci di prima intenzione per Mosca, tenuto per la maglia, però in questa circostanza c'è un retropassaggio e la palla viene spazzata da Righi. Lorenzini, Bacci, contrasto, la va a raggiungere Preti, riesce a tenerla in campo, Grillo la tocca di quel tanto per far sì che il pallone vada in fallo laterale, spezzando la trama del Novara in contropiede. Effettuato, vince il contrasto il giocatore del Novara, poi lo rivince Lorenzini, ma riconquista il Novara, effettua un traversone dove Tommaselli in fase difensiva, poi Borsoi che pur non toccando opera una finta, Cotroneo riconquista, palla Tommaselli, Tommaselli opera un cambio di gioco dalla parte destra tagliando il campo dove Grillo, manca un pallone diciamo facile, ma il terreno ricordiamo fa sì che succedano questi, dopo il pallone scivolato sul terreno fangoso, Preti nel tentativo di intercettare, ma pensiamo che non sia nulla di male perché Preti è un giocatore determinante per questa squadra e addirittura per scaramanzia ricordiamo che fu l'autore di reti dello scorso campionato sia a Novara che a Sanremo. Ora si riprende con un rilancio dove Vecchio per Grillo, vediamo se il numero 2 della Sanremese si riesce a tenere la palla in campo, in qualche modo i biancazzurri riconquistano il pallone, c'è un fallaccio da dietro e l'arbitro lascia correre, io pensavo addirittura da una munizione, invece l'arbitro lascia addirittura, poi Borghi, Vecchio, l'apertura in avanti, salta bene Notari, intercetta Preti che probabilmente si è rimesso dall'infortunio, palla in una posizione dove Valorieri, bravissimo Borghi e poi Borsoi va a contrastare il pallone, va il numero 2 Giansanti, tenta il colpo di tacco, addirittura ne viene fuori un passaggio impensato, per fortuna è lungo dei biancazzurri, va a Preti, sempre marcato, e poi esce, può uscire la Sanremese con Lorenzini, c'è Tozzi, vediamo se il pallone, ma sorpassa tutti il pallone, peccato, fallo laterale perché l'intenzione era buona ma la palla è schizzata sul terreno liscio. Rilancio, Borghi di nuovo per Borsoi, Tommaselli riesce a tenerla in campo, vediamo se, ma è lungo, addirittura
Addirittura ha deciso così Tonin, probabilmente avrebbe dovuto dare il calcio di rigore, ma anche il calcio di punizione ai due ci poteva stare, perché ha abbandonato completamente la sua traiettoria per andare a colpire, ma il regolamento parla chiaro, di spalle si può, e questo è stato nettamente di spalle. Bello questo passaggio per Tozzi, Tomaselli prima si libera di un uomo e il secondo poi, mentre Tomaselli impreca la palla, viene salvata dal terzino Borghi. Lorenzini, di nuovo Borghi, il pallone è troppo in mezzo per tutti, esce Righi prontamente con questi lunghi rilanci, Bacci fa buona guardia ma la palla viene presa, probabilmente l'arbitro ha lasciato la regola del vantaggio, poi quando ha visto che la palla è stata riconquistata ha fischiato il calcio di punizione, dove il capitano biancazzurro va a lanciare sulla fascia destra dove c'è Laghi, contrastato dal terzino sinistro Pravatà, Laghi per Grillo, Grillo Lorenzini, gioco stretto sulla fascia destra, Laghi riesce a mettere una palla in mezzo, è contrastato, allora la difesa può spazzare, è il caso di dirlo, pallone per Bacci, Bacci ha tutto il tempo di decidere, poi preferisce mettere una palla dove Borghi la lancia campanile, Cotroneo spinta il Veniale a centrocampo, l'arbitro lascia correre, Mosca viene anticipato, batti e ribatti, finché il Novara riconquista con Minaudo la palla e mette un pallone in mezzo dove Garofalo, è bella questa azione, per fortuna non succede nulla, voleva il fuorigioco Vecchio, facendo il guardaline, ma l'arbitro ha lasciato correre, per fortuna tutto è finito nel nulla. Allora Borghi riparte, vede Tomaselli tagliato, Mosca la palla con un giocatore del Novara a terra, vorrei sapere in questo caso se si poteva trattare di fuorigioco, in caso che la palla logicamente sarebbe rimasta al centravanti Lorieri, salta ancora una volta Tozzi Borsoi, mette Tomaselli in apprensione, il numero 2, e lo costringe, la palla rimane in campo che forse non va fuori, e Tozzi va ancora a rincorrerlo, e è ancora in questa circostanza, la Saremese riconquista palla col pressing, c'è un pallone in mezzo e questa volta proprio davanti agli occhi dell'arbitro, con un calcio di punizione a favore della, ed è Polenghi che ha commesso un fallo plateale, è il primo calcio di punizione, è molto lontano dalla porta difesa da Righi, ma probabilmente ci tenterà lo stesso Tomaselli, terrone viscido. Vediamo che si allontanano un po' tutti, Bacci va in avanti, lascia tre difensori, vediamo se Tomaselli il suo tiro a spiovere, bello, ma il tiro, fortuna, deviato, che addirittura non ha ingannato il portiere, pensate, si stava tuffando dalla parte opposta, poi Grillo riesce a anticipare Preti, buona questa occasione, ma il portiere ha avuto la fortuna nella sfortuna di star fermo, e la palla pur se deviata, perché la palla andava verso il fil di palo, in qualche modo i giocatori in maglia rossa si portano in avanti, contrastato un pallone riconquistato dal Novara, attenzione Giansante in lotta, attenzione, in qualche modo Cotroneo allontana momentaneamente il pericolo, pallone a Campanile in area, Bacci salta, anticipa compagni avversari, ma Novara con il numero 8 che spreca, per fortuna dei biancazzurri nel contrasto. Beh, devo dire che la partita è
non è brutta, vive, è difficile giocare. Intanto vediamo che dalla parte dei biancazzurri il Pantano è più evidente per aver macinato più gioco del Novara, che non disdegna ogni tanto. Intanto salta bene Laghi, anticipa bene Tozzi, però si ferma. Guardavo, c'è un fallo di Grillo, calcio di punizione. Ed è giocatore Minaudo a spiovere. Ho visto i biancazzurri fermi, non mi ero accorto dello sbandieramento del guardalinea, ecco il perché. Già battuto, 33 minuti di gioco. Lancio, Mosca tenta ma non sfiora il pallone, sul pressing di Tommaselli, in qualche modo Lorenzini non si accorge che dietro aveva Borghi, e dunque pure in qualche modo la palla raggiunge Lorieri e Grillo, che in mezzo a Preti addirittura. Buona la prova del numero 2 biancazzurro, che accompagna la palla in fallo di fondo. È una delle poche volte in cui vedo il giocatore numero 2 della Saremese, il Grillo, perché ha quasi sempre giocato sulla fascia sinistra. Bozzini, Cotroneo, contrasto, è vecchio, peccato, ad ogni modo può venirne fuori una palla. Attenzione, il portiere è costretto. Certo che Tozzi Borsoi va su tutti i palloni con una volontà, una grinta encomiabile. Poi in questa circostanza due palloni in campo. Borghi si appresta con le mani, vede il movimento di Tomaselli, lo serve addirittura da una rimessa laterale. Vecchio, bravissimo. Mi è apparso calcio di punizione, sì, in favore del Novara. Certo che in questa circostanza per l'arbitro Tonin è facile dare il calcio di punizione per una spallata, mentre nell'occasione di Mosca avrebbe dovuto decretare un qualcosa di pericoloso. Laghi sulla destra, contrastato dal numero 6, è costretto ad allargarsi in questa circostanza. Ora c'è il cross, è bello per Tomaselli, ha tentato una cosa difficile, va a raggiungere la palla, tenta un improbabile e poi va a rischio ammonizione. Avrebbe potuto scegliere parecchie soluzioni, ha tentato la più difficile Tomaselli. Poi è corso Capargo a raggiungere il pallone, quando si è visto superato ha commesso fallo. Contrasto, l'arbitro non fischia, in qualche modo dopo quattro colpi di testa, palla viene vecchio, in difesa giganteggia, poi Preti piccolino com'è, ma lo sappiamo, in due poi riesce a avere la palla, è splendida questa azione, ma in qualche modo c'è Diga, sperando che Vecchio non si sia fatto male. Tutto regolare, si riprende, sì, invece Vecchio si è fatto male, però meglio così, la palla in fallo sarebbe un grosso guaio. Biancazzurri ridotti già ai minimi termini nel contrasto. Vecchio ha preso una botta, prima ha cercato di rialzarsi, poi non ce l'ha fatta. 35esimo minuto, 10 minuti al termine del primo tempo, sempre sullo 0-0. Ora il capitano dei biancazzurri, sperando che si rialzi, sarebbe un grosso guaio. In ogni modo pare che si rialzi Vecchio. La rimessa laterale spettava il Novara, vediamo, perché Tozzi
l'aveva messa lui, poi si riprende col rilancio difensivo del Novara. Lorenzini, contrasto, Preti, in qualche modo il numero 6 della Saremese, gli mette la palla in fallo laterale. Poi ieri sera hanno battuto la palla, viene rilanciata in avanti, contrasto, non succede nulla, rimessa dal fondo dopo la decisione dell'invio dell'incontro con la Saremese che cerca di giocare la sua bella partita, ma vediamo delle marcature strettissime addirittura a centrocampo, quasi una diga schierata, contrasto. E poi sul fallo chiamato dal numero 8 Omezzolo, e allora Tonin decide di dare il calcio di punizione in favore del Novara. Si attende il calcio di punizione, palla spiovere, Bacci, Preti ha allungato il piede, ma l'arbitro non interviene alzando la gamba. Preti, e il suo tiro per fortuna va alto sulla traversa, e praticamente al 38esimo minuto si va sullo 0-0 dei primi 45 minuti, il momento in cui la partita vive un momento di riposo dopo il gran corre. Infatti si attende il rinvio, tutti ammassati a centrocampo. Cotroneo, Mosca, sono quattro i giocatori del Novara. Lancio lungo, Bozzini chiama la palla, la va a raggiungere, poi preferisce attendere per rilanciare alto, così fa infatti sulla fascia destra il pallone. Tozzi, la palla è alta, campanile, c'è calcio di punizione, è anche lontano questo tiro, però si tenterà di nuovo il calcio di punizione, questa volta sulla fascia destra, ma Tomaselli, vediamo se tira Cotroneo che è stato il primo a chiedere. Cotroneo si allontana, perciò il tiro potrebbe essere effettuato o da Tomaselli o da Borghi. No, si allontanano un po' tutti, e allora è lo stesso Tomaselli che ci riprova dalla parte opposta, la barriera, Borghi, no, lo stesso Tomaselli, opera dietro Frun, un'apertura un po' improponibile, ma scivola incredibilmente, e addirittura senza un difensore c'è il fallo da dietro e c'è l'ammonizione, l'ammonizione, vediamo se l'arbitro lo perdona. Sì, era Laghi, Laghi chiede scusa, voleva ammonire probabilmente Laghi. Tonin, Tonin di Piombino, poi visto le scuse ha perdonato il giocatore. Ora c'è il pallone con Borsoi in lotta, ci darà fallo l'arbitro, così infatti c'è irruenza, però in questa circostanza l'arbitro non ha tenuto conto del terreno scivoloso e ha fischiato immediatamente il fallo. Il Novara, la palla è per Giansante, mette un pallone in mezzo dove il centravanti la va a raggiungere, c'è Lorenzini e l'arbitro concede il fallo al Novara e viene battuto. Ecco il calcio di punizione, ogni fallo certamente c'è un po' di discussione da parte, di nuovo ribattuto, salta, c'è un fallo di Omezzolo ed è calcio di punizione
anche se qualcuno poteva chiedere il fallo di mano, ma e c'è il fallo laterale. Siamo vicini alla fine del primo tempo con le squadre ancora sullo 0-0. Ecco Tozzi, è costretto a dare la palla. Borghi contrastato in qualche modo, calcio di punizione. Un po' in questa circostanza, ancora una volta Preti ha qualcosa da dire all'arbitro. Ci sono arbitri che non tollerano nulla, ammoniscono subito, e di quelli che lasciano fare. E attendiamo ogni fallo, circa 30 secondi di perdita di tempo. Vecchio. Mutari, Baci. C'è un fallaccio del numero 6. È la prima ammonizione della partita. Polenghi è il primo ammonito. La palla viene messa a centrocampo. Ora Vecchio mette la palla nel cerchio centrale del campo, siamo agli sgoccioli del primo tempo, tutti biancazzurri al limite dell'area, spiovere il suo tiro, c'è il rinvio, in qualche modo la palla viene ribattuta, escono dal fuorigioco i biancazzurri, peccato, non ce la fa, a costo di andarsi a far male contro... Alla fine del primo tempo mi sembrano 2 minuti segnati dal signor due minuti al termine dei primi 45 minuti. Rilancio di Righi. Palla riconquistata momentaneamente a centrocampo, poi messa in fallo laterale. Tommaselli spinto davanti agli occhi dell'arbitro e poi ancora qualcosa da dire il numero 2, effettivamente ci vuole del coraggio invece di chiedere scusa. Borghi è l'ultima chance dei primo tempo con Borghi e tutti i giocatori piazzati al limite dell'area. La rincorsa effettuato a tagliare un po' tutti, è troppo lungo sul portiere, la perde, è un'occasione, è la palla ribattuta dal portiere, probabilmente la rete non sarebbe stata valida perché sono gli ombrelli aperti per quei 15-20 tifosi. Ora c'è una lungaggine, no, si riprende, ma l'arbitro manderà le squadre negli spogliatoi. No, dopo Vecchio ancora un fallo di nuovo Mosca, vediamo se riesce a allungare la palla, ma è lunga la palla, è lunga ad ogni modo. Vediamo la decisione dell'arbitro. Eh no, in questa circostanza il giallo era poco. E ha ragione Baci e Vecchi andare dall'arbitro. Un'entrata addirittura si può dire da espulsione, l'arbitro. Insomma, io dico che l'arbitro deciderà nulla. Così infatti. Beh, ci vuole un bel coraggio da parte di Tonin. Non estrarre il cartellino giallo, perlomeno redarguire il giocatore che ha commesso il fallo. Praticamente è una presa in giro. Ora Tommaselli, un
corner corto, è l'ultima chance del primo tempo. Vediamo, tiro, è lungo, tiro, ma troppo regalato, ed è la fine del primo tempo. Voleva il rigore Mosca, ma l'arbitro aveva già mandato le squadre negli spogliatoi. Mosca mostra la maglia tirata all'arbitro, ma tutto finisce e ci risentiamo nei secondi 45 minuti. 0-0 con la Saremese, che perlomeno ha messo il cuore oltre che la in qualche azione di bravura, ma il gol non viene e di conseguenza 0-0. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti e la pioggia non ha resistito più di 45 minuti. 0-0 il risultato dei primi 45 minuti. Lungo lancio di Vecchio sulla sinistra, palla ribattuta, Borghi la ammorbidisce praticamente, poi sul pressing mette una palla in mezzo, Lorenzini l'allunga troppo, attenzione perché c'è solo Garofano e Vecchio. Buono il dribbling del numero 7 del Novara, in qualche modo c'era fuori gioco, l'arbitro lascia la regola del vantaggio. Cotroneo in qualche modo si avventa, Lorenzini lungo la palla sul terreno viscido, probabilmente il numero 6 della Saremese poteva andare direttamente in porta, certo in una giornata di sole sarebbe stata una buona idea, ma primo colpo d'occhio si è visto la palla scivolare e di conseguenza Righi va al rinvio. Effettuato. Palla dovrebbe andare sul fondo perché ormai il terreno è difficile da mantenere l'equilibrio, c'è un calcio di punizione favore dei biancazzurri, va Cotroneo qua sotto le tribune, vanno anche i lunghi, logicamente Preti dovrebbe allontanarsi, non lo fa, troppo indietro, non ci arriva nessuno, vediamo se ci arriva Borghi, ci arriva, la porta avanti, buono il cross Tommaselli e questa volta ritenta una cosa Lorenzini e la palla va alta sul fondo. Ora il pallone viene rimesso in campo con Righi che va al rinvio. Effettuato, lungo, salta bene Cotroneo, Mosca aggancia il pallone, è costretto a portarlo sulla fascia sinistra, Gattuso, fallo laterale, palla di nuovo per Cotroneo, di prima intenzione, anticipati, ma i biancazzurri tengono ancora la palla in avanti. Tommaselli, Borghi tenta il dribbling, ottiene una rimessa laterale,
malgrado le proteste dei novaresi, però visto che ogni fallo vanno a protestare, Borghi deve portarsi la palla. Ne viene fuori un tocco per il proprio portiere che non pensierisce. Il numero un ospite, il quale rilancia, poi l'arbitro, anche se ormai l'azione era sfumata, è Grillo che scende sulla fascia destra, Laghi riesce, poi viene trattenuto e c'è voluto almeno tre strattonate per far sì che l'arbitro, e ora addirittura ammonisce il giocatore. Bravata ammonito. Cotroneo al lancio, palla, attenzione, mezza al strada, salta e non ci arriva, vediamo se riesce, no, non ce la fa, va addirittura in fallo laterale, combatte, che va a dire ai compagni di andare a marcare, e ora mister Masi si arrabbia perché Bacci, ecco, ha preso posizione il numero 4 dei biancazzurri, mentre c'è un calcio di punizione fuori del 90, battuto in avanti, intercetta Cotroneo, la palla per Grillo, Grillo la sbuccia, Mosca in qualche modo la tiene in campo, ha scelto il tentativo di tenerla in campo, la palla gli scivola, poi c'è una bella finta, è bravo Grillo, Lorenzini, pallone questa volta addirittura addosso al numero 11, ma va Minaudo in fase difensiva e poi mette la palla in fallo laterale. Laghi lascia per Grillo e il numero 2 biancazzurro con le mani in qualche modo allontano, pallone ribattuto, è bello questo aggancio di Lorieri, molto bravo, e poi ad ogni modo l'arbitro al limite del fuorigioco, non so se il numero 7 era in fuorigioco, ad ogni modo guardalinea alzato, ma il pallone era irraggiungibile per Garofalo in questa circostanza, la palla va direttamente sul portiere e Righi attende che si allontanano i propri compagni, il rinvio di Righi, va su Garofalo e Grillo che ottiene un calcio di punizione, il numero 4 della Sanremese a spiovere ai limiti dell'area, salta ma è l'onnipresente Preti che oltretutto dà uno splendido pallone dove riesce a arrivarci due volte Bacci, ed è di nuovo Preti, bello triangolo ribattuto, e qui l'arbitro fischia il cosiddetto calcio di punizione su comando. E non so questo fallo è stato chiamato dai giocatori del Novara, l'arbitro probabilmente ha ammonito Vecchio perché aveva ammonito il numero 3 per Avatar, potrebbe essere molto. Ora c'è un calcio di punizione dove Garofalo prende addirittura una lunga rincorsa. È la barriera è distante, non so cosa vogliono i giocatori del Novara. In ogni modo, attenzione. Ed è Grillo che giganteggia ma non riesce nel fango. Addirittura c'è il lancio, l'aggancio di Garofalo, la palla
ed è calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore del Novara, 1-1 punto dei corner, 0-0 il punto, lo siamo tutti allo. Ora va secondo tempo, il giocatore, se non vado errato è Minaudo a raccogliersi la palla, è il primo calcio d'angolo del Novara, uno l'aveva battuta anche la Sanremese. Attenzione, ma Bozzini va a raggiungere il pallone, solo che deve attendere perché non ci sono biancazzurri. Poi è bravo per un attimo, e ogni rinvio dei giocatori del Novara in questa circostanza, l'entrata decisiva del numero 6. Attenzione, il tiro bello, violento, da posizione difficile, pressione visiva pericolosa, però la palla era sul fondo. Intanto c'è l'arbitro che alza la bandierina, non sappiamo perché l'arbitro, perché forse Bozzini si è fatto male nella precedente occasione, non ci sembra ci siano particolari problemi per il... Ora vediamo che comunque cosa succede, si ribatte il fallo di fondo, la rimessa dal fondo, si ribatte con Vecchio, il giocatore Vecchio che è stato appunto ammonito al settimo minuto del secondo tempo. Palla rimbalza, la tiene in campo, l'arbitro lascia correre in questa circostanza. In ogni modo c'è rimessa laterale, certo che su un terreno così, con terreno così è difficile giocare. Ora il pallone va di nuovo in fallo laterale, è un momento in cui la squadra Cotroneo tocca Mosca, va Tozzi Borsoi, esce il portiere, la... e tutte le volte la palla viene ribattuta, poi Grillo, Laghi sbaglia, per fortuna sbaglia anche così, Lorenzini è bravo a non solo a saltare, poi c'è un lancio, va Mosca e Grillo e si salva in questa azione con Grillo, spazzando, il caso di dire, la palla in fallo laterale. Grillo, Laghi, Laghi è testa a testa col compagno, Grillo di nuovo, ci può essere il cross, effettuato, toccato, e Borghi viene trattenuto, e addirittura l'arbitro dà il calcio di punizione al Novara, è abbastanza originale questo fallo perché era nettamente in favore di Borghi, della Sanremese. È tutta manna, logicamente, questo calcio di punizione per il Novara, che tranquillamente, senza che l'arbitro faccia una piega, battuto, dovrebbe essere lungo, no, è raggiunto addirittura. Grillo, se non è fuori gioco, in azione pericolosa, sembrava palla persa, era fuori gioco. Ad ogni modo, da un'azione persa praticamente, è venuta fuori un'azione in contropiede del Novara. Ora va Vecchio, poi preferiscono un cambio e la squadra lancio sulla fascia, Laghi è steso davanti al guardalinea che non si è accorto, incredibile, non si è accorto il guardalinea, qui c'è un altro fallaccio col numero 3, e se prima un giocatore e c'è il rosso addirittura, perché Pravatà, è espulso il numero 3 del Novara, tutta la colpa, lo possiamo dire, è del guardalinea sotto le tribune, perché un guardalinea che non si accorge a un metro da lui di un fallo enorme,
e poi guardava non capendo cosa poteva essere successo. E beh, a questo punto non è giusto che oltre all'arbitro non ci siano dei guardalinee all'altezza, perché non si è accorto, ripeto, il guardalinee che a un metro da lui era tirato per la maglia, steso. Poi c'è il tiro ribattuto dai nostri, da un altro tiro ribattuto. Ora la Saremese ha mezz'ora di tempo in 10, vediamo cosa succede. La palla sulla destra, Laghi la fa scorrere ma non si accorge che gli va via e va a rischio di farsi male. C'è un cambio, il Novara è costretto a far uscire la punta ed è Morganti. Logicamente Zoratti ricorre ai ripari perché battuto. Preti, bravissimo, Grillo è solo, stoppa bene la palla, mette un pallone in mezzo, Mosca non l'appoggia bene, ad ogni modo riconquistano palla i biancazzurri. Borghi, Tomaselli, un pallone dove non si impantana la palla, non riesce a uscire. Lorieri tiene a bada, è bravissimo in questa circostanza, addirittura da un pallone dove viene agganciato bene, ma Bacci lungo sul pallone viscido, il pallone schizza verso il portiere. Mezz'ora in cui la Saremese può far sua la partita. Palla in avanti, stoppata bene al volo, Cotroneo, forse esagerato questo triangolo, riconquistano palle biancazzurri con Borghi. Borghi tenta un traversone, attenzione, un colpo di ginocchio con Inafana, attenzione, riconquista palla Saremese e la fortuna aiuta ancora una volta Gattuso, anzi era Polenghi, la palla gli rimbalza. Ora la Saremese si sta buttando all'arrembaggio. Calcio d'angolo. Grappolo, spiovente. Saltano, la palla viene riconquistata dallo stesso Tomaselli. Di nuovo un corner corto, in mezzo, testa, tiro, rete! Orsoi, la palla in rete! Bravissimo! Bravo Borsoi, la palla in rete! Bravissimo, la sua elevazione ha spiazzato tutti. Bravo Tomaselli, praticamente è il bis di Vercelli, perché di nuovo traversone dalla sinistra, colpo di testa e palla in rete. Ora andiamo in avanti con la Saremese in pressing, calcio di Punon, attenzione, attenzione, tutto bene quel che finisce bene. Ora Borsoi deve stare calmo, sarebbe un peccato sarebbe sprecare questa occasione per delle negligenze. Riparte il Novara, palla che si impantana, allora Vecchio l'appoggia per Borghi, Borghi lungo lancio, Mosca poi intercetta bene, un'entrata a scivoloni, il ribatti, la palla no, c'è un infortunio. Vediamo cosa succede, i due giocatori sono rimasti praticamente a terra, uno a fianco all'altro, noi ci auguriamo che non sia nulla di grave, non riesco a vedere, ma probabilmente si alzano
E abbiamo qui Capitan Baldisserli, è la tua prima partita dopo un anno, spiega la tua sofferenza e il momento. Sì, rimanere fuori si soffre tantissimo perché si ha voglia sempre di giocare, comunque fa piacere vedere che siamo in vantaggio, bellissimo il gol di Romano, Tosi Borsoi che nel gioco aereo è un maestro, proprio veramente bravo questo ragazzo. E poi sinceramente fa piacere vedere la squadra che sta dando l'anima, perché per noi è importantissimo oggi portare a casa i tre punti. Spiegaci il tuo momento, soffri più qua o in campo? No, è meglio stare in campo, è meglio stare in campo. Non potevo starci oggi per un'infiammazione al tendine, però al tallone. Però. Attenzione che è ripreso il gioco. C'è contrasta, centrocampo, calcio di punizione. Calma dice Masi. E ha ragione perché... Intanto vediamo che si accendono i fari. Viene la palla, Laghi, l'arbitro lascia correre, forse ha ragione in questa circostanza, poi c'è il pressing di Cotroneo, riconquistato, colpo di testa di Bacci, Mosca, batti e ribatti in area del Novara, palla riportata in avanti, attenzione alla fascia destra, bene per Vecchio. Ora è difficile distinguere le maglie dei giocatori, ma per fortuna vediamo che si accendono i fari dello stadio. Riconquista la palla, è lungo questo tiro per Lorenzini, ad ogni modo la palla ora andrà fuori, no, rimane sulla bandierina, era difficile colpire la bandierina e praticamente Lorenzini da circa 40 metri ci è riuscito. Riconquista la palla la Sanremese, la palla è data all'indietro, Cotroneo la riconquista, Lorenzini tenta il tiro, tiro velleitario, la palla va direttamente in fallo di fondo. Certo 25 minuti, ma la Sanremese è riuscito nell'intento di realizzare una rete. E c'è Laghi che commette fallo, effettivamente è saltato fuori tempo. Intanto il campo si illumina, è anche un aiuto per noi. La palla era sulla linea centrale del campo e viene battuta almeno 6 metri avanti. Ad ogni modo così lascia l'arbitro, Bacci di testa, ribatte, ma dovrebbe essere in fallo laterale, così infatti. Grillo, Lorenzini, c'è un'entrata a piedi uniti, vediamo cosa decide l'arbitro, ottiene un calcio di punizione, primo fallo, l'entrata irruenta di Preti, ma l'arbitro giustamente ha decretato la punizione con la palla nuovamente messa in avanti. Attenzione all'azione da fermo, Minaudo, il suo tiro dovrebbe essere lungo per tutti, fuori. E questo pericolo è scomparso, la Sanremese ha intanto nessuno, va a raggiungere il pallone. Bozzini, non si era accorto, furbescamente ha parlottato coi compagni. Intanto 20 minuti al termine con la Sanremese in vantaggio con uno splendido gol. Lungo lancio di Vecchio, vediamo se Tomaselli, anche se il pallone schizza, riesce a tenerli in campo e allora costringe all'affanno il Novara. La palla è riconquistata, messa in mezzo, non ci arriva, ci arriva Laghi per un soffio, non riesce a dare il colpo di grazia al pallone. Ben messi in campo i biancazzurri, attendono il rinvio di Righi, effettuato a centrocampo. Cotroneo giganteggia, Mosca, Cotroneo questa volta non aggancia, allora ci prova Vecchio, ma è costretto a scaraventare la palla in fallo laterale. C'è un cambio, esce Gian Santi,
e Bracaloni, che è un centrocampista, Bracaloni, e cercherà di dare tentare il tutto per tutto. Zoratti, logicamente giocatore di manovra per dare più attenzione, più incisività, battuto il pallone, attenzione al tiro effettuato, ma Bozzini, anche se dalla nostra posizione poteva ingannarci, e Bozzini abbiamo visto tranquillo e va a raccogliere, perché ricordiamo sempre che un conto è vivere le partite sul momento e un conto è rivederle il giorno dopo alla TV quando tutto è già successo. Rimessa laterale in fase difensiva per il Novara. Attendiamo il rinvio effettuato, Grillo, poi la palla è svirgolata, colpita bene, ed è Borghi che di prima intenzione, un fuorigioco questa volta del solito Guarnini. Sì, c'era Mosca, ma siamo sempre al punto che la palla era andata sulla destra e siamo sempre i soliti ritornelli del fuorigioco, perché la palla era al centro. Eventualmente, se Laghi, raggiungendo la palla, l'avesse passata al centro, si poteva parlare di fuorigioco. Ma salta Bacci, c'è un fallo di mano ma involontario da parte del Novara, salta bene anche dalla parte opposta Notari, poi di nuovo in qualche modo Lorenzini vince un e tenta, è difficile uscire, peccato, questo era un pallone d'oro, ma logicamente il centrocampista della Sanremese, che ha disputato anche oggi una splendida partita dopo aver vinto parecchi duelli. E di nuovo il lancio, Mosca, vediamo se riesce a raggiungere la palla. Intanto va Laghi al centro, Mosca, due possibilità, il fetta, Laghi, attenzione, il gol annullato. Aveva fermato l'azione perché Laghi. Gioco pericoloso, però è toccato il gioco pericoloso. È sempre giusta la decisione, non si può chiamare il gol annullato. L'arbitro ha fischiato sul tiro di Tomaselli. Ora attenzione il Novara, agli spazi per il tiro, e la palla va sul fondo, anzi addirittura calcio d'angolo, no facenno che la palla, bravissimo il centravanti. Intanto un altro Notari in campo, esce Mosca, esce Mosca, ora due Notari in campo, quello della Sanremese al 16, quello del Novara al 4, e Mosca ha combattuto su ogni pallone e di conseguenza gli applausi del pubblico sono più che meritati. Bozzini al rinvio, tocca di quel tanto, però la riconquista il piccolo Preti. Vecchio, attenzione, una palla sprecata, poi Minaudo, bello il dribbling, Laghi, bravissimo, attenzione, riconquistata, questa volta è Bacci, la palla è sulla destra. Ora la Sanremese non deve chiudersi, o perlomeno Preti, Bacci giganteggia ancora una volta. Di nuovo Preti, anche se piccolo, vecchio, tocca Laghi, la palla a Lorenzini, Tommaselli, vediamo, c'è possibilità, primo dribbling riuscito, c'è anche Laghi, Tommaselli, Laghi sulla destra, varie possibilità, riconquista la palla Laghi, lascia che vada sul fondo, intanto c'è un giocatore a terra, speriamo che non si tratti di nulla di grave. Se non vado errato, Tozzi, sarebbe un grosso guaio per Tozzi, e Pratico è costretto a rientrare. 28 minuti di una partita molto bella con la Sanremese che ha la possibilità
dal limite della campo, bene, in quel momento di fosse davanti un difensore, tenere il risultato giocando con questo cuore, con questa grinda. Ricordiamo l'importanza di una vittoria, o perlomeno lo ricordiamo a partita finita. Andiamo avanti con la cronaca. Per fortuna dei biancazzurri, intanto esce, costretto a uscire, il numero 6 Polenghi, mentre la palla viene rimessa in gioco. Grillo, la palla effettuata, attenzione, potrebbe Tomaselli, ribattuto, ma la palla ancora dei biancazzurri, il tiro, Borghi poteva fermare questo pallone, ma ha tentato di tirare di prima intenzione, il primo a rimproverarsi è stato Borghi stesso, e la palla va, tutto per tutto, per fallo di fondo di Tozzi, Bonsai, sarebbe una Righi, fondamentale per i biancoazzurri, sarebbe anche la prima vittoria in casa. Ecco, notari quello, poi c'è un'entrata di Grillo, c'è calcio di punizioni ed è Morganti, numero 13. Lascia la battuta della punizione a Notari. Novara non vada più a difendersi in questa circostanza, attenzione, Bozzini va a bloccare il pallone, attende che escono i propri compagni, 20 secondi, sta per superare la mezz'ora con l'area di Sanremo, il rinvio, Tozzi contrasta, vince ancora il contrasto in due giocatori della Sanremese, riescono Notari, perde il pallone, lo riconquista, c'è calcio di punizione contro la Sanremese, Grillo un'attacchettata, riceve e il calcio di punizione contro il numero 2 della Sanremese, che ha disputato una grossa partita. Pare che nuovamente praticò oggi un grande affare, d'altronde il terreno, il terreno era di quelli che poteva procurare guai. Intanto si guadagna un altro metro, insomma si va avanti, era è Notari che tenta il dribbling. Attenzione, c'è la possibilità, ah, Laghi due volte si è allungato la palla, due volte, errore, però va in pressing su Morganti, il portiere Righi, vediamo cosa decide, nessuno, anzi ci è andato Tozzi, ma poi viene lasciato solo, per fortuna non è già, per un attimo la palla si è impantanata, viene persa la palla dei biancazzurri, Borghi tenta un dribbling nel contrasto, perde la palla, la rimessa aspetta al Novara, intanto c'è un altro cambio in favore, esce il numero 8 ed entra Petrone, quindi si esauriscono i cambi della formazione 8, per Bracalone, Morganti e Petrone, sono i tre uomini. Zoratti ha dato là il via a tutti i suoi giocatori, ora pallone spinto in avanti, Bacci tocca, per fortuna poi i biancazzurri perdono il possesso della palla, Vecchio, attenzione, un grossa opportunità, Bozzini, grande per ora, un grave errore questo, grande Bozzini, un errore per troppa sufficienza in fase difensiva. E anche una palla con Lorenzini, sono in due, Laghi e Grillo, attenzione alla fascia destra che è rimasta scoperta, Borsoi ottiene un calcio di punizione, viene pestato il piede a Borsoi, Notari numero 4 del Novara ha commesso il fallo. No, sono crampi per Borsoi. Esatto, rimane in campo, vediamo. Che due volte Novara si è fatto pericoloso, però da detta ora il 32esimo. Ora è Tomaselli. Lorenzini
Cotroneo è al limite dell'area, ha la possibilità, in slalom è trattenuto, Borsoi si deve voltare, non ce la fa, i crampi hanno fermato questa azione, c'è il cambio, ci deve essere, intanto c'è Grillo che ottiene il calcio di punizione. E calcio di punizione, Borsoi non ce la fa. Cotroneo, Tozzi la riconquista, ma Cotroneo fallo. 33esimo minuto del secondo tempo, c'è il cambio, Cillo esce. Cillo e appena visto il numero 15 si è allontanato per guadagnare più tempo possibile. Tozzi, Borsoi viene sostituito da Cillo. Applausi per due domeniche sino a questo momento decisivo, Domenica Vercelli, e meno male che non doveva giocare. Calcio di punizione in favore dei biancazzurri col giovane Cillo fresco che dovrebbe scattare. Tomaselli va al centro e Cillo va a palla fra cinque biancazzurri, per fortuna è fuori gioco, ma la palla fuori gioco uguale a quello di prima in cui il guardalino aveva sbandierato di ritorno. Tomaselli va a destra, Cillo a sinistra, lungo lancio e la palla in fallo laterale in favore dei biancazzurri. Ora Grillo, Tomaselli è bravo, deve scartare anche il portiere, preferisce appoggiare a Vecchio e Vecchio praticamente spreca in questa circostanza, perché la palla va in una posizione dove non ci sono giocatori biancazzurri. Certo che la stanchezza deve essere immane in questa circostanza. Ora la palla è conquistata dai biancazzurri, ecco Notari lo riconosciamo perché è uno di quelli che ha la maglia. C'è un fallo abbastanza evidente su Notari e poi l'arbitro, come una ripicca, dà addirittura il fallo contro, e anche qui Novara guadagna 3 metri per rilanciare. Lungo il pallone salta Vecchio, la raggiunge Bacci in profondità, Cillo di testa, una palla dove Laghi, che ha corso molto, non raggiunge. Poi sul pressing di Tomaselli la palla viene conquistata bene dal Novara, attenzione, fuori gioco per fortuna dei biancazzurri, ma Bozzini ancora una volta si era dimostrato pronto. Era in fuori gioco, quindi comunque ora Masi, il mister, dice ai ragazzi di centrocampo di non avanzare troppo. Bozzini, palla a centrocampo, la tocca Notari, poi alzata Campanile, Lorenzini, un fallo che ha visto solo l'arbitro in questa circostanza, perché è saltato pulito, netto, il Novara guadagna almeno 6 metri su questo calcio di punizione. Minaudo, l'apertura, la palla in avanti, viene intercettata, Laghi, riesce il difensore a calciarlo, Lorenzini, la palla per Cillo sulla faccia sinistra per Laghi, vediamo se Laghi ci arriva, il portiere indeciso, vediamo, e poi ottiene una rimessa laterale. Laghi riesce a dar respiro all'attacco biancazzurro. Il portiere è rimasto indeciso, poi in qualche modo è riuscito.
Ecco, Laghi, Borghi, vediamo, ma non c'è nessuno al centro, ci prova lo stesso. Tomaselli! Splendido gol! Grande gol! Una palla che è rimasta appesa! I biancazzurri sono andati a levare la ragnatela nel 7. Splendido questo gol! 2-0, ora un gol veramente eccezionale per fattura, per bellezza. Avete visto il grappolo dei giocatori, un'esecuzione che mi ricorda un gol realizzato 2 campionati fa da Bifini a Savona, la palla rimasta appesa all'incrocio dei pali. Questa volta attenzione però, perché la partita non è finita, attenzione nell'euforia, e la palla è sul fondo, non è calcio d'angolo. Il gol è stato bellissimo. Vecchio deve ricorrere, Mamasi gli dice di ritornare in campo, Canu dovrebbe superire a qualche giocatore, Vecchio dice che non ce la fa, rilancia Bozzini, palla sempre il Lorieri, bravissima al dribbling, attenzione che potrebbe tirare. Ora l'arbitro concede il calcio di punizione fuori del Novara, pensavamo una spinta, e invece l'arbitro Tonin di Piombino decide per il calcio di contro il Modena, a 4 minuti 5 dal termine. C'è questo calcio di punizione, i biancazzurri devono fare attenzione fino all'ultimo momento. Naturalmente il Novara cerca di recuperare lo svantaggio, vediamo due giocatori. Vediamo il tiro, bello ma alto, e si riprende dal fondo. Intanto Vecchio ha dei problemi, deve andare a levarsi una scarpa, e allora la Sanremese in questa circostanza gioca in 10 perché si deve cambiare le scarpe. Vecchio, probabilmente Vecchio, ora la Sanremese praticamente gioca in parità numerica, ripeto, un giocatore fuori a cambiare le scarpe. Bozzini arrinvia Vecchio, e Vecchio le scarpe. Palla ribattuta, Tomaselli contrastato da due uomini e Grillo ottiene la rimessa laterale. Guarda lì, c'è un cambio, ci dovrebbe essere Vecchio, l'arbitro capisce che c'è un cambio, non è così, è Vecchio che deve rientrare. Rientra Vecchio, un po' di confusione in questa circostanza. Ripetiamo che la punizione, Grillo, Tomaselli troppo lungo, penso che la palla vada sul fondo. Corre il portiere Righi del Novara, non fa la rimessa dal fondo, addirittura la presa da fondo campo e l'ha riportata in gioco. Ora Tomaselli riconquista la palla, bravi, fallaccio di Minaudo, c'è la munizione, Minaudo. C'è la munizione per Minaudo. Classifica con 5 punti, mentre la Sanremese tira una boccata d'ossigeno importantissimo. Si riprende con il calcio di punizione, per fortuna non ci sono stati guai. Palla tenuta da Laghi, bravissimi in questo palleggio, e ottiene addirittura un calcio di punizione Max Laghi in questa caparbia azione. 2-0, si sono un po' tranquillizzati, un momento dopo il gol del 1-0 in cui ora non dobbiamo dimenticare la paura delle azioni del Novara sull'1-0 quando ha tentato il pareggio con qualche pressione. Ora è tutto un gloria per la stupenda prova dei biancazzurri. Ci riprova Tomaselli, respinge la difesa. Ma se la respinta
testa dei difensori ospiti che viene Grillo, Marcello Rieri, la palla è riconquistata da Tommaselli, c'è un contrasto e riconquista la palla la Saremese. Laghi ottiene una rimessa laterale. Siamo agli sgoccioli di una partita in cui la Saremese, a parte qualche impressione, ha sempre tenuto in pugno e giocandola molto bene su questo terreno. Palla persa in questo frangente, c'è il cambio, ma la palla, il gioco è ripreso. Laghi, Caparbio, va è ribattuto, ora dovrebbe entrare Scanu, che per tutta la settimana ha avuto problemi di malattia. Ora la palla è presa da Grillo, scivola Cotroneo, se non andiamo errati, esce Caparbio, Lorenzini perde la palla nel fango praticamente, poi riconquistano la palla i giocatori piemontesi, un'apertura per Preti che stavolta non aggancia, Cotroneo esce dal fango, dalla palla Cillo vede Nottari ribatte il tiro, riconquistano la palla i giocatori del Novara che tentano il tutto per tutto. L'apertura, non ci arriva nessuno, Tommaselli accompagna la palla, ma siccome la palla stessa si ferma, meno male che sbagliano tutte e due. E questa volta c'è il cambio, esce Tommaselli praticamente per gli applausi. È stato con un gol capolavoro. Ora Tommaselli va a stringere la mano a Zoratti, probabilmente hanno avuto qualche discussione sul fallo di Minaudo. Ora è bello il gesto di Tommaselli che è andato a chiedere scusa, ed ora Grillo tocca Laghi, rimbalza la palla, è trattenuto vistosamente Cillo, ma probabilmente anche per il terreno scivoloso, e allora si riprende con il rinvio. Bacci superato dal pallone, Grillo poi vistosi col pallone che rimbalza, preferisce metterla in fallo laterale. Allora la palla va avanti, 4 minuti di recupero, cross al destra e Lorenzini, Borghi volevo dire, la palla in fallo laterale, accelera i tempi il Novara, Caparbio sino alla fine, palla portato a Morganti e l'onnipresente Bacci dalla palla, poi Cotroneo scivola, perde la palla, ritorna nella sua posizione. La rimessa in gioco battuta di nuovo, solo il giocatore del Novara potrebbe effettuare, Bozzini non dà nemmeno la soddisfazione del gol della bandiera, ma attenzione, tutto fatto, si riprende e Bozzini si è guadagnata questa azione. Vogliamo ricordare la stupenda apertura sulla fascia destra, rilancia lungo Bozzini, sbaglia l'intervento, sono stanchi quelli di Novara. Cilla aggancia un bel pallone, Laghi steso davanti agli occhi dell'arbitro la seconda volta, questa volta non può farne a meno. Bozzini che prende i suoi meritati applausi ed è un calcio di punizione ormai nei minuti di recupero. Vediamo come verrà effettuato, ci sarà un tocco e un tiro in porta, così infatti, bellissimo, la palla va alta ad un soffio, Cotroneo corre, giocatore del Novara, a raggiungere la palla, fra un minuto e mezzo la Saremese, ora lo possiamo dire, con questa vittoria manda il Novara di 3 punti. Ecco Cillo conquista una palla, attenzione Cillo, steso ma è leggero sul fango, non ce la sentiamo di dire che l'arbitro gli ha negato il rigore, perché nel contrasto su quel fango è difficile. Intanto la palla viene riconquistata dal Novara a centrocampo, un'apertura dove non dovrebbe arrivarci nessuno e ci arriva Bozzini, attenderà che
la i compagni di palla con Bozzini che guadagna tempo in mezzo all'area, ora la branca ora per rinviarla lunga sulla il portiere biancazzurro che è stato bravissimo campo, direi che ormai tutti interventi difficili sul terreno paludoso ed è Preti che ancora una volta conquista la palla, la manda in avanti Lorieri, la palla della formazione piemontese viene riconquistata sulla fascia destra dai giocatori in maglia rossa che tentano il tutto per tutto. C'è un contrasto, l'arbitro non se la sente questa volta di lasciare il contrasto di spalla, lo ha fatto in altre due circostanze. Ad ogni modo, calcio di punizione in favore del Novara. Quando la partita è all'ultimo minuto, intanto viene riguadagnato il solito metro, se non due, vediamo se guadagniamo ancora qualcosa. Ora, meno male che manca un minuto al termine, per fortuna manca un minuto al termine. La palla, un soffio sul tiro, forse i biancazzurri sono rimasti leggermente immobili e Preti è andato vicino al gol della bandiera. Fortuna che mancano pochi secondi. Un finale di gara naturalmente un pochino più tranquillo per la Sanremese, finalmente. Questa volta il rinvio dal fondo, l'arbitro guarda il cronometro, salta Scanu, Laghi, calcio di punizione, lascia la regola del vantaggio due volte. Scanu lo riconosciamo dai pantaloncini puliti, la palla è spedita in avanti, in una posizione dove va Righi, il suo rilancio è la Sanremese, vince la partita giocando una bella partita tutto cuore. Intanto vedete che Capitan Baldisserri è qui a fianco a noi e ha ricevuto, abbiamo Capitan Baldisserri. Allora, sì, una partita. Sì, una sofferenza, rimanere fuori si soffre tantissimo, però penso che abbiamo vinto meritatamente, abbiamo approfittato dell'uomo in più che giustamente era stato espulso al Novara e abbiamo trovato spazi sulle fasce, abbiamo messo dei buoni palloni e Romano è uno di questi l'ha buttata dentro. Poi è venuto il secondo gol e da qui la vittoria. Bravo Baldisserri, un riassunto esatto della partita. Bene, la Sanremese vince una grande partita, lo possiamo dire, e il Novara non ha regalato niente. Ora gli applausi per i giocatori biancazzurri che escono dal campo. Tra peccato che in una partita bella come quella di oggi il pubblico non è potuto intervenire, ricordiamo un lunedì piovoso, ma dopo tanto sospirare una bella vittoria, è tutto da parte di Medeo Costanza, a risentirci.